Buongiorno, anche se di Bonavi c'è veramente poco, anzi nulla. Allora, parliamo un po' di questa partita. Allora, il risultato, vabbè, lo sapete. Credo che, fra l'altro, sapete anche, o sappiate anche, come è venuto fuori. E niente, ennesima ormai sconfitta, però a differenza delle altre volte, o perlomeno delle ultime volte, è stata una sconfitta, diciamo, meritata, non che addirittura la potessimo vincere, anche se forse poteva venire fuori la vittoria, però direi che il risultato ideale stavolta poteva benissimo essere eventualmente un pareggio, di certo non una sconfitta. Prima di iniziare voglio, cioè prima di fare il classico riassuntino, no, molto sintetico della partita, voglio dire la mia su questo discorso, no, della, che magari sente, o perlomeno non so se avete sentito, io l'ho sentito, del discorso del Livorno che stavolta non ha fatto una brutta partita, ma ha fatto una bella partita. Allora, mentirei se dicessi che il Livorno ha giocato male, perché non è vero, cioè ha giocato anche peggio e ce l'ha fatto vedere a volte, però mentirei anche a dire che il Livorno oggi ha dato il massimo. L'ha quasi dato il massimo, non ha dato il massimo secondo me, a livello non tanto di gioco ma di cattiveria agonistica, no? Di grinta, di voglia di, come dico sempre, provare a ribaltare le cose. Perché? Perché innanzitutto il primo tempo è stata una partita nella, anzi il primo tempo è stato, sì, è stata una partita nella quale le azioni sono state poche e parlando di noi veramente poche. Nel secondo tempo si è fatto qualcosa, però quel qualcosa è stato sì pericoloso, ma l'hai fatto dopo aver preso il primo gol. E hai provato, sì, chiaramente a ribaltare le cose, però secondo me senza dare proprio il 100%, hai dato facendo così una sorta di percentuale, mettendocela una sorta di 80%. Ecco, quindi io direi che Livorno ha fatto sì una gara non brutta, però nemmeno ottima come dice tanta gente. Diciamo che è stata una gara più che sufficiente, anche se secondo me, dato che il Bari, per l'amor di Dio, Bari che è stato nonostante tutto, nonostante comunque abbia fatto gol al 104esimo, è tuttora credo una delle squadre che nonostante classifica, sì, chiaramente la vede nelle parti alte, però non la vede secondo me, non è coerente con quant'è a livello qualitativo. Secondo me appunto il Bari è una squadra che è una delle migliori squadre che ci siano quest'anno in Serie B, perché ogni tanto mi capita di vedere magari i riassunti delle partite che il Bari ha fatto e direi che il Bari è una squadra di tutto rispetto. E appunto per questo ora magari faccio un po' di controsenso su quello che ho detto, perché il discorso dell'impegno è, direi che nonostante tutto il Livorno però poteva giocare anche meglio a livello soprattutto di voglia. Non che, ripeto, il Livorno ieri non ce l'abbia messa, ci mancherebbe, cioè quello gli va dato merito. Magari non tutti i giocatori, perché a volte qualche giocatore, che questa volta il primo era in mente a Schiavone, per esempio, a volte sembravano più che in bamba, in bamba, in bambola, a livello magari di sbagli, no? Così individuali, tipo passaggi, a volte lo vedevo, non lo so, parere mio, magari un po', non so, sfavato, nel senso, anche magari le punizioni dell'angoli che di solito le batte lui. Soprattutto gli angoli posso magari andarci indipendentemente dal risultato, cioè sia andare sullo 0-0 che sull'1-0, ma anche sull'1-1 se non sbaglio posso magari andarci di fretta e furia, nel senso per battere il prima possibile perché il tempo scorre, camminava per dirne una. Però vabbè, per il resto comunque la maggior parte degli 11 in campo e anche dei sostituti che sono entrati hanno messo il loro, frate, che cazzo l'ha fatto gol, quindi che è stato un sostituto, ha fatto un bel gol. Insomma, tornando a quello che volevo dire prima, sperando che io abbia detto tutto quello che volevo dire su questa Sinavi, per sintetizzare un'altra volta, Livorno ha fatto una buona partita, ma non un'ottima partita, secondo me, più che sufficiente, direi. Facciamo questa sintesi, no? Della partita, facendo differenza tra il primo e il secondo tempo. Allora, primo tempo, come ho detto prima, è stata una partita abbastanza, direi anche piuttosto noiosa, e sia da parte nostra che da parte loro le occasioni sono state poche, forse addirittura, forse non ricordo con precisione, ha creato qualcosina più il Bari. Secondo tempo Livorno entra e finisce 0-0, chiaramente il primo tempo. Il secondo tempo Livorno entra,
con un altro spirito. Sarà che forse magari diciamo la porta nella valle della fa gol era bella sotto la curva, che ancora una volta la curva credo che sia in proporzione di posti che ci sono, il settore è quello più capiente, anche se nonostante i biglietti per la seconda volta stavano solamente un euro, se vabbè c'avevi l'amico, quello di fare con l'abbonamento, bla bla bla, era comunque secondo me abbastanza vuota. Insomma, non si sa perché, forse Colombo ha caricato i giocatori, il Livorno entra appunto in campo nel secondo tempo in maniera diversa, con un'altra mentalità, con la voglia di provare appunto a fare gol e magari perché no di portarsi a casa la partita, la vittoria, con una vittoria. Purtroppo questo non avviene, nonostante tutto addirittura il Livorno va a svantaggio grazie a un gol di Rosina. Lì cosa sarebbe da dire? Che la difesa specialmente, ma tutta la squadra in quelle situazioni lì, devi spazzare il pallone subito e non fa altro, come è successo ieri, almeno da come l'ho vista io, perché sinceramente non ho ancora visto le highlights, quindi non so come sia andata, però da ieri in curva e da come l'ho vista io è sembrato che il pallone non sia stato spazzato subito, come del resto bisognerebbe fare, ma appunto per via di questa cosa non fatta, grazie a qualche rimpallo il pallone è andato a finire la Rosina del Bari, che l'ha piazzata come fa di solito sempre lui, perché lui ha questo stile via, ovvero di piazzare palloni con precisione in porta, ha fatto gol. Insomma, 1-0 Bari. Dove ha preso il gol, meno male, non siamo andati giù moralmente, ma anzi, la voglia di far gol, soprattutto in questo caso di pareggiarla, è salita ancora di più. E infatti, grazie a svariate azioni che, come ho detto prima, secondo me sì, sono state pericolose, ma non pericolosissime, perché potevano essere, secondo me, sfruttate un po' meglio. Livorno, grazie a un gran gol, che ha fatto un discreto gol di Cazzola, riesce a trovare il pareggio. Dopo il pareggio, ormai mancavano poco, mancavano meno 10 minuti più o meno, con recupero e tutto. Insomma, mettiamo vai da 5-10 minuti. Il Livorno prova a fare qualcosa, addirittura sfiora il vantaggio con una smanacciata. Tra l'altro, ha fatto secondo me un mezzo miracolo il portiere. Proprio sul finale, e purtroppo per noi, se non sbaglio, proprio da quell'azione lì, smanacciata dal portiere, il Bari con il contropiede è riuscito a fare gol al 94esimo, come ho detto prima, il 94esimo, tanto per dire. Su questo gol, secondo me, ci sarebbe da dire una cosina, ovvero che, non l'ennesima volta, però... come è capitato altre volte, il Livorno in ultimi minuti soffre come un cane, no? E quella è una cosa che se ne bisognerebbe evitare, non solamente quest'anno, ma sempre. E poi se bisogna dare le colpe, anche se chiaramente in campo, con le situazioni varie, comunque ci vanno in 11, vanno in 11, quindi la colpa comunque chiaramente non va solo, non è individuale, ma va tutta la squadra, però questa volta se bisogna dare, secondo me, una sorta di colpevole a parer mio, Pinzolio, perché si è trovato in una situazione, cioè è stato a metà sul non uscire o l'uscire. Infatti se è uscito ci ha ripensato, la tornava, però ormai la porta era diciamo scoperta, troppo scoperta per poter rimediare la situazione, e infatti poi Livorno ha preso a parer mio, da come l'ho vista la curva, chiaramente, però ripeto, il colpevole non è eventualmente solo Pinzolo, ma tutta la squadra, perché evidentemente se il cross per lì non ne facevi fa, o perlomeno il colpo di testa che poi ha permesso di far gol all'altro, non mi ricordo se c'è un se il gol è stato attribuito al secondo colpo di testa o al primo colpo di testa, non lo so, resta di fatto che so che ha fatto gol Lazzaro, insomma se quel primo colpo di testa, se poi il gol è andato al secondo colpo di testa, per dire un'altra cosa, discorso dei colpevoli, bla bla bla, magari non veniva far fatto, no? Probabilmente magari non si prendeva nemmeno gol, nel senso, non è che bisogna essere un colpevole in questo modo da Pinzolli, però per come è andata la cosa, forse un po' più di colpe ce l'ha Pinzolli, ecco. Insomma, niente, questo è quanto è successo, come sempre era molto superficiale, perché già tutte le volte i vivi vanno a 2000, siamo già quasi 10 minuti. E niente, che dire, tornando magari e parlando della classifica, purtroppo questa sconfitta non ci voleva, sicuramente anche se cambiava poco faceva più comodo il pareggio, perché era un punto in più e magari era 2 punti dal Modena, perché se non sbaglio il Modena ora è a 3 punti da noi, cioè ormai per ora ce la giochiamo col Modena per un eventuale post playout. E niente, è andata così. Io, come dico sempre, ormai addirittura a volte la riflessione conosci, guarda nei video, me lo dicono, tutte le volte sempre la frase sta diventando un'abitudine, è vero,
Io fino a che la matematica non dirà la sua, indipendentemente da, cioè, che la dia la sua in bene o in male, io chiaramente, per quanto riguarda chiaramente il bene, ovvero la salvezza, in questo caso playout, perché ormai diciamo, lo scopo al massimo è quello, io ci spero. Ogni volta, chiaramente, indipendentemente poi dalla prestazione, perché quello che conta momentaneamente, cioè ora mi ora è il risultato, cioè non è che. Almeno a me mi importa tanto la della prestazione, cioè, a me basta, anche se si gioca male e si vince, mi basta bene, piuttosto che giochia benino e poi perde. Insomma, bla bla bla, mi sono perso. Niente, appunto, io ci spero, però, come stavo appunto dicendo, ogni volta, ogni partita si perde, quindi una partita in meno, la speranza va a diminuire. E niente, detto questo. Credo di non dover dire altro. E ci vediamo al prossimo video, che appunto sarà a regola inerente alla partita. Alla prossima partita, che appunto ci vedrà giocare contro Novara. La Gio Novara, se non sbaglio. Sicuramente non sarà una partita semplice, anche se momentaneamente tutte le partite sono difficili, non sono semplici. Però secondo me la Gio Novara lo sarà ancora di più. Però chissà. Pallone a tondo e posto c'è di tutto. Si può perdere 47-0, ma si può vincere 47-0. Insomma, vabbè. Vediamo un po'. Io chiaramente rido così, però la situazione la sento abbastanza. Rido solamente perché almeno i giocatori questa volta vi hanno provato, cioè, ci hanno messo del loro. Seppur secondo me non è al 100%, ma sicuramente una mala percentuale. E niente, quindi già qualcosa. Almeno vedere che i giocatori ci provano mi renderò contento, però meno triste, ecco. Via, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.